Allora, iniziamo questa esperienza qui sull'Amiata. Devo confessarvi, avevo una forte emozione, ve l'ho raccontato oggi, le motivazioni. Per me non è una giornata normale, ma speciale, proprio per i ricordi che ho in questo giorno in cui rimetto gli sci. Allora, io sto risalendo la scivia Asso di Fiori dopo aver preso lo skilift poco più a valle del Giolli a servizio del campo scuola qui al Polo del Macinaio. Allora, vi vorrei raccontare l'esperienza di questa notturna. Oggi ve l'ho raccontata di giorno, però io intanto vi faccio vedere, intanto che risalgo con lo skilift, qui l'ultimo tratto della direttissima, che assume una colorazione diversa rispetto alla parte iniziale, almeno la prima metà, che è classificata come pista nera. Quindi vedete qui l'illuminazione, ormai sono alcuni giorni che vi racconto, da questo gennaio praticamente. L'ultimo appuntamento è stato il 25, dove erano presenti istituzioni, televisioni e sindaci dell'area interessata dagli impianti di risalita, che ricordo sono gestiti dalle due società, ISA Impianti, dove mi trovo, per il versante crostesano, e l'AIS per quanto riguarda il versante senese. Quindi voglio farvela vedere, intanto che risalgo dallo skilift, una suggestione incredibile tra i nostri faggi, faggi amiatini, la pista alla nostra sinistra e il grande silenzio. Ecco, questo è uno degli elementi che vorrei farvi vedere. Poco più là c'è il buio, c'è una sensazione bellissima. Non è la prima volta che sulla Amiata vengono illuminate le piste. Io spero che questa nuova iniziativa, che si ripeterà venerdì 11 febbraio e il 14 febbraio, giorno di San Valentino, possa ripetersi. È una iniziativa sicuramente promozionale, però questa sera ci sono almeno una sessantina di sciatori. C'è il soccorso sulle piste dell'Associazione Servizi Sicurezza del Monte Amiata, che controllano appunto che tutto sia in ordine, sperando ovviamente di intervenire. Ragazzi, preparatissimi. Ecco, ora io mi fermo e riprenderò con la discesa.